Il divorzio libera una coppia dalla prigione chiamata matrimonio. Ebbene, io in questo video ho intenzione di parlarvi di questo delicato argomento che trovo giusto e sacrosanto, e quindi ho intenzione di divulgare quello che è il mio pensiero, quindi la mia opinione, argomentando e fornendo un'opinione piuttosto sintetica, ma auspico efficace. Ebbene, innanzitutto che cosa è il matrimonio? Penso che tutti voi lo sapete. Al giorno d'oggi, secondo me, è diventato un contratto, o meglio, un vincolo di tipo legale tra due persone, quindi tra uomo e donna. E se una persona vuole diversi da un'altra, è costretto per forza di cose a contattare avvocato e quindi a spendere soldi. Io invece vorrei e desidererei che il matrimonio non sia una, diciamo così, unione legale oppure un vincolo di natura legale, ma che sia una unione che abbia un valore, diciamo così, superficiale, ma non sia, diciamo così, un'unione in cui bisogna addirittura ricorrere in una sede legale. E perché dico in questo video che il divorzio, secondo me, libera di fatto una coppia dalla prigione chiamata proprio matrimonio? Proprio perché il divorzio, secondo me, di fatto va a slegare, va a, diciamo così, mettere la parola fine a questo legame che si chiama per l'appunto matrimonio. Perché punto interrogativo? Proprio perché nel matrimonio, secondo me, le libertà individuali, sacrosante e inviolabili, secondo me, non ci sono. Perché quando una persona contrae un matrimonio deve rispettare ovviamente delle regole a livello di coppia, non può chiaramente avere un'altra donna oppure un altro uomo, deve rimanere con dei principi, con, diciamo così, delle idee personali chiare, nitide e soprattutto deve non tradire il partner o la partner, quindi il marito oppure la moglie, ma deve essere fedele usque mortem. Che significa usque mortem? Significa fino alla morte, che può essere naturale oppure, diciamo così, indotta a seguito per esempio di un incidente oppure per causa di forza maggiore. E quindi ripeto, il divorzio secondo me è una mano santa perché di fatto secondo me libera la coppia dalla prigione chiamata matrimonio. Io non credo purtroppo nel matrimonio, ho diciamo così 31 anni di età quasi perché a febbraio di quest'anno spegnerò ben 31 candeline, quindi manca veramente poco, siamo già a 9 di gennaio 2018 oggi e tra poco più di 20 giorni spegnerò, ripeto, queste 31 candeline, quindi ho, diciamo così, una età. Certo, non sono anziano perché, viva Iddio, non sono anziano, non sono un vecchio, non sono, diciamo così, obsoleto, però ho comunque una mia età e secondo me, ripeto, il divorzio fa sì che una coppia rimanga libera, che una coppia rimanga, diciamo così, nella piena libertà personale o meglio individuale. Quindi questo è il mio parere. Io infatti, come ho detto già in altri miei video, e non ho intenzione di nascondere quello che è il mio pensiero, anche perché in questo canale esprimo la mia opinione, io non ho intenzione né di sposarmi né di avere figli, ma rimarrò single, farò ovviamente le mie esperienze come ho già fatto con tante donne, con tante ragazze, però sono sincero, non ho alcuna intenzione di mettermi a contrattare, o meglio, a sposarmi. Non voglio contrarre il matrimonio, mi accontento del mio battesimo, della mia comunione e della mia cresima, con l'aggiunta ovviamente del sacramento della penitenza, quindi della confessione che ovviamente ho preso nel corso propedeutico alla prima comunione. Perché vi ricordo che il sacramento della penitenza, o meglio, il sacramento della confessione viene inglobato nel corso propedeutico che una persona segue nel momento in cui prende la prima comunione. Quindi io farò
questa scelta qua. Io faccio questa scelta qui perché non ho intenzione di, ripeto, sposarmi. Beh, spero di avervi detto tutto, quindi se volete seguire il mio consiglio, seguitelo, altrimenti fate ovviamente come giustamente ritenete opportuno. Il mio consiglio è quello di evitare di sposarsi, non sposarsi, fidanzarsi sì, però non, diciamo così, prendere questo matrimonio, non contrarre il matrimonio, perché secondo me il matrimonio va solo a limitare in modo piuttosto elevato, piuttosto palese, quelle che sono le libertà individuali, personali e indivisibili che un essere umano possiede fin dalla nascita. Se io mi sposo con una ragazza oppure con una donna, devo tenere fede a quello che appunto dico nel momento in cui mi chiede il parroco o il prete o il vescovo o chi per esso. Vuoi prendere in sposa la qui presente, eccetera, eccetera, e io dico di sì, e devo rimanere, diciamo così, chiaramente legato a lei fino alla mia morte. Ci sono persone che ovviamente fanno come caspita vogliono, che tradiscono la compagna, la moglie, che vanno con le prostitute, che, diciamo così, sì, dicono sarò le fedele fino alla morte, usque mortem, ma poi in realtà di fedeltà non c'è nemmeno alcuna traccia. Quindi questo è il mio parere, questa è la mia opinione. Siate voi stessi, questo è l'ultimo consiglio che mi sento di dare. Io ho detto questo, ripeto, questo è il mio pensiero personale, questa è la mia opinione personale. Non ho intenzione di estinguere il pensiero che poc'anzi hai ascoltato. È un pensiero che mi auguro potrà trovare persone che siano concordi con esso, ma anche persone che diranno: no, non la penso come te, penso un'altra cosa rispetto a quello che tu, caro conoscitore italiano, caro Leandro, hai qui in tale sede espresso. Ci può stare, è giusto che ci sia, perché viva Dio, ognuno può pensare ciò che vuole e non sono io a dover dire e dover dirvi ciò che dovete e che devi andare a pensare. Grazie infinite per l'ascolto in primis. In secundis per la visione del presente video, iscriviti, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. Un cordiale saluto a te e al prossimo video.